Amici ascoltatori di Vita Nova, buon pomeriggio. Sono Gerardo Mengoni. Oggi vorrei parlarvi di Giuseppe Marotta. Giuseppe Marotta, scrittore napoletano, prolifico, giornalista di pregio e regista, che nasce nel 1902 e muore nel 1963. Il suo L'oro di Napoli ebbe notorietà come libro e poi come film da lui stesso diretto. La conferma del successo popolare venne con Gli alunni del sole e con altre pubblicazioni. È uno scrittore che nella città e nel popolo di Napoli va scavando origini e sentimenti con toni semplici, talvolta giornalistici, ed è questa la ragione del successo in libreria delle vendite. Non ci convince invece la critica negativa alla sua opera da parte di personaggi famosi, fra cui Antonio Ghirelli, che lo tacciò di napoletaneria contro la napoletanità di altri scrittori contemporanei che lui elogiava. In quei tempi, in piena esaltazione eduardiana, con Napoli milionaria recitata dall'autore, con un Mimirea che l'italiano perfetto guardava una Napoli prona, scrittori veraci e poeti, come Compagnone, che era detacciato di comunismo, e come Marotta, un po' qualunquista, e non dimenticate la Ortese, venivano posti in secondo ordine. Ho amato Marotta sin dalla prima lettura dell'Oro di Napoli e dallo stesso film diretto dall'autore, ed ho presente la successione dei racconti ivi riportati che in un'alternanza di scene tristi e divertenti, con scarsa riferimento a una realtà ma mai forzandola e mai oscurandola, rende i protagonisti testimoni di una condizione della città, ancora oppressa dalla miseria e dalle consuetudini sociali che penalizzano, fra superstizione e ignoranza, le più intime fasce sociali. Così il libro si apre con la perdita e il ritrovamento dell'anello di una pizzaiola, Sophia Loren, di bellezza esagerata, come si dice oggi, con l'intermezzo del consuolo del vedovo, recitato in maniera perfetta da Paolo Stoppa e dal disperato Giacomo Furia, alla ricerca, lui poverino, dell'anello perduto. Il pazzariello affidato a Totò è la storia del riscatto, tardivo ma non meno importante, e desiderato da un popolo intero. La camorra non era forte come oggi e si poteva sperare che un miracolo riuscisse a cambiare le cose. Esilarante, ma altrettanto sconcertante, è l'episodio del barone che ha perso tutto, è stato esonerato da ogni circolo, cacciato fuori da tutte le parti, che gioca con un bambino a scopa e perde furiosamente. Più triste
è legato alla consuetudine e alle superstizioni dell'epoca, l'episodio della prostituta, che recitato da un favoloso fatto da Silvana Mangolo e dal Trucerno Crisa, evidenzia l'esistenza di scelte dolorose e rassegnate. Modulato, efficace e davvero capace di sigillare un tempo nel quale i soprusi di una aristocrazia decadente stanno terminando, è quello dello Sberleffo, il fantastico pernacchio di Totò. Il pernacchio di Totò non è solo attestato della liberazione di un popolo che si oppone ormai alla prevalenza del sopruso aristocratico, ma è simbolicamente anche la rappresentazione di un grande scrittore che continua per la sua strada, beffeggiando con contenuta ironia, e cioè col pernacchio, i suoi denigratori a cui il tempo ha dato torto. La bacheca. Le parole. L'ultima cena. Stasera il pane non verrà spezzato, perché non c'è pane, perché non ci sono mani. Stasera il vino non sarà bevuto, perché non c'è vino, perché non c'è calice. Stasera la mela non verrà tagliata, perché non c'è mela, perché non c'è coltello. Stasera la candela non verrà accesa, perché non c'è candela, perché non c'è luce. Stasera non ci sarà gioia, né baci né amore. Stasera solo i ratti gozzovigliano, ma noi non ci siamo. Non ci siamo proprio tanto. Nessuno guarda. Nessuno guarda nessuno. Gli occhi vacui non sentono alcuna preghiera. In mezzo al mondo dormono, scalpitano gli zoccoli nel cielo. Nessuno a nessuno dice niente, si sa tutto. Una mano tesa afferrà l'aria languida. Le formiche sotto la corteccia scavano l'alba. Lucciola, lucciola, sospira la pietra sotto i seni. Un occhio interiore cerca l'universo. Viandante in una stalluccia d'inverno. Nessuno vede nessuno. Forse l'occhio che crea distrugge. L'essere. Ma le parole sprofondano in abissi senza fondo.
Mile Pesciorda. Poeta, traduttore dal francese, giornalista ed ex editore croato, è nato nel 1950 a Grude, presso Međugorje. Si è laureato in romanistica alla facoltà di filosofia a Sarajevo, poi ha continuato gli studi post-universitari alle università di Zagabria e di Parigi, dove sotto la guida di Milan Kundera ha preparato tutti gli elaborati necessari per la dissertazione di dottorato di ricerca L'idea dell'Europa nell'opera di Andrić e Krleša, il manoscritto rimasto bruciato nel 1992 durante un bombardamento di Sarajevo. Ha vissuto per 20 anni a Sarajevo, lavorando in una casa editrice come redattore. Per 4 anni accademici è stato lettore docente all'Università di Rennes. Attualmente vive a Zagabria, capitale della Croazia. Mix Time, musica. One of Us, Joan Osborne. One of Us è un singolo della cantautrice statunitense Joan Osborne, pubblicato il 21 febbraio 1995 come primo estratto dal primo album in studio Relish. Il brano è stato scritto da Eric Bazilian di The Hodders. La canzone affronta argomenti che trattano vari aspetti del credere in Dio, per mezzo di domande che invitano l'ascoltatore a considerare come egli si rapporta con l'essere supremo. E se Dio fosse uno di noi? Frasi come «pronunceresti il nome di Dio davanti a Lui?» Vorresti vedere se vedere significasse credere in cose quali il paradiso, Gesù e i santi? Oppure vorresti vedere il volto di Dio se vedere significasse che ci devi credere? E se lui fosse qui, seduto in fronte a te. Il titolo della canzone, One of Us, uno di noi, proviene dal ritornello E se Dio fosse uno di noi. All'inizio del brano, nella versione dell'album, John canta a cappella l'introduzione di The Airplane Ride di Neil Hampton. Just a stranger on the bus, trying to make his way. Con questa
questa canzone la Osbourne ricevette una delle tante nomination ai Grammy del 1995, includendo Best Female Pop Vocal Performance, ma non riuscì a vincere. Jesus and the saints and all the prophets and yeah, yeah. Un anno dopo, Prince fece una cover della canzone per il suo singolo Emancipation. Il brano è stato utilizzato come sigla di apertura per la serie TV Joan of Arcadia, in una versione registrata appositamente dalla stessa Osbourne. Una cover in italiano, intitolata Uno di noi, è stata registrata nel 1996 da Eugenio Finardi per l'album Occhi. Io so cosa fare, lo guarderei dritto negli occhi e chiedere se c'era almeno una ragione o se è una punizione oppure è stato solo un caso, una disattenzione. E se Dio fosse uno di noi, solo e perso come noi, anche lui con i suoi guai, nessuno che lo chiama mai. La bacheca, le parole. Noi saremo, a dispetto di storti e di cattivi che certo guarderanno male la nostra gioia talvolta, fieri e sempre indulgenti, è vero? Andremo allegri e lenti sulla strada modesta che la speranza addita, senza badare affatto che qualcuno ci ignori o ci veda. È vero? Nell'amore isolati, come in un bosco nero, i nostri cuori insieme, con quieta tenerezza, saranno due signori che cantano nella sera. Quanto al mondo, che sia con noi dolce o irascibile, non ha molta importanza. Se vuole, esso può bene accarezzarci o prenderci di mira al suo bersaglio. Uniti dal più forte, dal più caro legame e inoltre ricoperti di una dura corazza, sorrideremo a tutti senza paura alcuna. Non ci preoccuperemo di quello che il destino per noi ha stabilito. Cammineremo insieme, la mano nella mano, con l'anima infantile di quelli che si amano in modo puro. Vero? Paul Verlaine, La Bonne Chanson, 1870. Paul-Marie Verlaine è stato un poeta francese. Figura del poeta maledetto, Verlaine viene riconosciuto come il maestro dei giovani poeti del suo tempo. La sua influenza sarà significativa e i posteri accoglieranno quest'arte poetica verlaniana, niente che vien lui pesa o posa,
fatta di musicalità e della fluidità che gioca con i ritmi dispari. Il tono di molte delle sue poesie, che combinano spesso malinconia e chiaroscuro, rivela, al di là della forma efficace di semplicità, una sensibilità profonda. Che risuona con gli approcci di alcuni pittori impressionisti e musicisti, come Reynaldo Hahn e Claude Debussy, i quali saranno presenti nella musica delle poesie di Verlaine. I pompieri è un film del 1985 di Neri Parenti. Il grana di pelle. Ad esempio, te, tra un bacio con la Margaret Thatcher e una notte con Ornella Muti, onestamente, chi sceglieresti? Nel corpo dei Vigili del Fuoco di Roma si è costituita la squadra numero 17. Sono giovani che prestano la propria opera in sostituzione del servizio di leva o uomini più attempati, richiamati per addestramento. Stare attenti che qui i commilitoni sono... No, non si preoccupi. Senta, mi può fare una cortesia? Sì. Mi tiene questo mentre io... Ah, benissimo, sì. Sono in cinque, oltre il comandante, e gli equivoci e gli incidenti non mancano mai in serie di esercitazioni, più o meno riuscite. Uno dei giovani è anche padre di un bimbetto di 2 anni, di cui si occupa l'assistente sociale del corpo. Amore, ciao. Forza ragazzi, diamo la sveglia, sveglia. Allora, vogliamo darci... Scusi, per pietà, signor comandante. No, Casotti! Insomma, Casucci! Se lei non ha mai fatto il pompiere, ce lo dirà il cervellone. Ah, va bene. Per adesso rientri nell'organigramma. Scusi! Il più anziano del gruppo, già in servizio 20 anni prima, ne ha combinata una di troppo e viene dimesso, trovando poi lavoro come cameriere in un albergo. Allora, non per saperlo, allora io, vai. Dove va? Rientro nel... Nell'organigramma. Scusi, ma lei sa cos'è l'organigramma? Sì o no? Sì. Sì? Allora me lo dica. Adesso. Adesso. Non si potrebbe magari... Adesso. Quindi di fronte a tutti. Di fronte a tutti. Un giorno scoppia là un incendio e gli chiama subito i suoi amici, la squadra 17 piomba sul posto e coraggiosamente pone in salvo vecchi e bambini sotto l'obiettivo di una TV privata che da tempo con loro non aveva potuto registrare che goffaggini e fallimenti. È uno di quegli animali da pelliccio che c'ha la coda. L'organigramma è il quadro del nostro corpo. Venga, che l'aiuto a salire lì. Scusi. Casotti, cos'è? Impazzito! Vuole che gliela cambi, la gamba. Che... Tutti saranno decorati tranne uno, che anzi viene subito invitato a lasciare il corpo. D'Antonucci è centrale, la simulazione di salvataggio è pronta. Sono partite le squadre per l'esercitazione. La centrale Antonucci, la squadra 14 è partita alle 10:23. Dovrebbe già trovarsi sul posto. Passo. Infatti vedo gli automezzi e la squadra 14. Passo e chiudo.
Troppo tardi si è accertato che egli aveva ragione allorché, iniziando il suo servizio, aveva dichiarato di non averlo mai fatto in passato. Ma i suoi compagni lo rivogliono con loro e così una fiammante autopompa riparte con la squadra al completo verso nuove imprese. Attori: Paolo Villaggio, Lino Banfi, Massimo Boldi, Cristian De Sica, Andrea Roncato, Ricky Tognazzi, Gigi Sammarchi, Moana Puzzi, Paolo Nofri, Paola Tiziana Cruciani, Claudio Boldi, Fiammetta Baralla, Stefano Antonucci, Ennio Antonelli. Della abbreviata pasticceria omonima. Sì, prego, prego, prego. Tornatevi. Prego. Sì. Dove, scusi? Prego, prego, lì. Qui, disturbo? No, no, no. Se disturbo, taglio la gola. No, 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 prego, accomodatevi. E qui si fa deve prendere tempo. Noi pasticceri siamo educati. Dunque, il cavaliere Cocozza ha fatto la fornitura delle colombe pasquali al ministero. E le faccio timidamente osservare che non sono stato pagato ancora. Bene. Tutto sale, sale, tutto sale, son salita anche le nebbole, nebbole. Tutto è scuro, scuro, si cammina con le fiaccole, fiaccole. Allora, adesso ci avviciniamo a Pasqua. Restiamo in casa. Dobbiamo cominciare a proiettarci sempre di più, anche psicologicamente, verso il futuro. Tutto gira, gira, tutto girano le giri, biri, coccole, coccole. Lascia andare, non drammatizzare, ma sta pazza mi di coccole, coccole. Basterebbe che lei mettesse una parolina al ministero per la fornitura e a Pasqua ogni impiegato avrebbe la sua colomba cocozza. Eccetera, 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 eh? Io effettivamente mi sono reso conto che il prodotto era buono, squisito direi. Squisito? Questa colomba fa schifo! Ah. Tutto manca, manca, tutto manca, non si trovano le sogliole, sogliole. Tira e molla, molle, tira, molla, sta mollando pure il dollaro, dollaro. Come si permette? Io mi permetto! Mi permetta, commendatore, ma vuole spiegarmi? Molto facile da spiegare. Metà degli impiegati del ministero sono a casa a letto ammalati. Commendatore, non mi faccia ridere. È l'influenza che circola. Ma che influenza? Coliche! La coda del topo, sapete cos'è? È quello che dopo fa dir pure a te. Lei lo sa come la chiamano gli inneditori questa colomba? No! La Sofia Loren delle colombe! Ma mi faccia il piacere! Faccio il piacere, l'assaggi! Ma che, fossi matto? Allora non le piace la Sofia Loren? Non ho l'audacia di dirvi mangiatele pure dopo, almeno le prime saranno una zozzeria, ma vedrete che... Tira e molla, molla, tira e molla, è una cosa che non tollerò, tollerò. Lascia andare, non drammatizzare, ma strappatami di coccole. Mandiamo, l'assaggi lei! Io? Sì. Ci mancherebbe altro. Io faccio il dolciere e mi metto a assaggiare i dolci. Ah. E se dovessi assaggiare tutti i dolci che faccio, commendatore! Ah, beh, 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 stia allora. Adesso ci avviciniamo a Pasqua. Il pepe nella pietanza. Pietanza! Il letto nella tua stanza. Stanza! La neve per la montagna. Montagna! Il verde per la campagna. Campagna!
casa. Ecco, allora si renda conto adesso. Ne mangi un pezzo. Ne la mangi lei? Io? Io no. Ma ne mangi un pezzo? Proprio io, con ragioniere. Gli impiegati. Ragioniere, gli dia uno schiaffo. Cosa mi dici? Cosa mi di? Cosa mi dici? Mi dici mai? Cosa mi dici? Cosa mi di? Cosa mi dici? Mi dici mai? Cominciare a pensare sempre di più a quello che potrà essere la nostra vita fra 2 mesi, 3 mesi, perché oggi vi sono tutte le condizioni per cominciare davvero il cammino per uscire. Uno schiaffo morale, prego, oh. Commentatore. Avanti. Su. Avanti, se ha coraggio, ragioniere, ne mangi un pezzo. Si sbrighi. Vabbè, guardi, lei mi fa aumentare d'un chilo. Un quintalo più, un quintalo meno. Tutto sale, sale, tutto sale, sono salite anche le nebbole, nebbole. Tutto è scuro, scuro, si cammina con le fiaccole, fiaccole. Eh? Com'è? Che le dicevo io, commendatore? Sofia Loren! Come la trova? Buono. Che cosa? Sofia Loren. No, io parlo della colomba. Mi sembra ottima anche questa. Squisita. Io le consiglio di non mangiarne più. Le no. Per la canzone. Mamma. La cosa che fa dire pure a te. A condizione che non commettiamo errori, che non sbagliamo, che manteniamo il massimo di razionalità. Ma davvero vi sono tutte le condizioni per metterci alle spalle questi mesi e questo anno di... Dopo i primi esperimenti, impareremo di nuovo a fare pure i dolci in casa. I sogni. Sì. Per tutti noi. Mamma. Coda è tutto questo. Signore e signore, grazie a tutti, arrivederci, tante belle cose e buona Pasqua. Cosa mi dici? Cosa mi di? Cosa mi dici? Mi dici mai? Cosa mi dici? Cosa mi di? Cosa mi dici? Mi dici mai? Ci avviciniamo a Pasqua. Cosa mi dici mai? Tutto sale, sale, tutto sale, son salite anche le nespole, nespole. Tutto è scuro, scuro, si cammina con le fiaccole, fiaccole. Vi faccio gli auguri anticipati. Presto, presto! Pippo! Dammi la mela! Adesso ci avviciniamo a Pasqua. Di coccole, coccole, lasci andare, non drammatizzare, ma sta pazza mi di coccole.